Bene a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, signori. Oggi nel video delle 7 giochiamo con un nuovo gioco che si chiama Limbo, signori, che sicuramente lo conoscete, l'avete visto su internet. Tra l'altro un mio caro amico l'ha già giocato, ha fatto un gameplay su questo gioco facendolo tutto. Mi ha incuriosito, diciamo, perché già più o meno lo conoscevo, però mi è venuta voglia di giocare e di portarlo sul canale. Se il gioco piace anche a voi, raga, se vi può interessare seguire la storia, fatemelo sapere che eventualmente faremo più episodi e porteremo avanti la serie. Io conto di fare ora 2-3 episodi e poi valuteremo assieme se portarlo avanti oppure no. Detto questo, signori miei, fatemi sapere con i like e con i commenti se vi fa piacere questo nuovo gameplay. Seguitemi sui social e se volete supportare il canale del Piccolo Donazioni trovate il link per fare tutto il necessario in descrizione. Detto questo, partiamo con il video. Ok signori, allora io sono ancora fermo qui nella schermata iniziale perché appena io do start, perché un attimino ho visto se funzionava tutto, il gioco parte subito, quindi non perdiamo tempo e partiamo subito con questa avventura. Allora, io non so bene i tasti. Ecco, noi siamo quella cosa lì, se non sbaglio. Sta nevicando, siamo in una foresta equatoriale e sta nevicando, signori miei. Oltre che a piovere, mamma mia che sfiga, ma che dobbiamo fare? Oh, ci siamo svegliati. Fermi tutti che si è svegliato il tizio. Aspettate, quella lì era la testa. Pensavo fosse tutto il corpo quello. Mamma mia, amico mio, ma che sei? E ti? Sei posseduto? C'hai gli occhi leggermente che sono due torce. Però va bene. Oh, che carino. Un bambino perso in una foresta. Quindi come funziona? Ok, così salta, così cammina. Di qua ci possiamo andare. C'è qualcosa a terra di carino. Che cos'è? Mi sa che non dovevamo schiacciarla. Era una cacata di un piccione, mi sa. Di qua c'è niente, no, abbiamo schiacciato qualcosa che forse poteva essere importante per noi, ma no, possiamo fare qualcosa, c'è un tasto per fare qualche azione, non lo so, intanto andiamo avanti. L'unica cosa che sappiamo fare è saltare, signori, guardate come saltiamo contenti e felici, salta, 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 salta. Bello, sappiamo saltare, ci siamo persi in una foresta e saltiamo contenti. Ma che due scatole, e quindi... la vedo un poco trubola la situazione. Possiamo tornare indietro? Voglio tornare a casa. Mamma, dove mi hai lasciato? Va bene, penso che l'unica cosa che dobbiamo fare è lanciarci da qua in maniera plastica. Bravo, così, guardalo. Neanche se avevamo lo skateboard riusciamo ad andare così bene. Aia, ok. Continuiamo a correre, signori. Che cos'è questa cosa? Non si può spingere, non la posso spingere, ok. Come l'afferro? Qualcuno mi sa dire come la afferro questa cosa? Sì. Come afferro il tizio? Piccola pausa pubblicitaria. Ok, signori. So come interagire con le cose. Ok. Sì. Se magari però mi fai salire. Ok, ok. Siamo dei pro, signori. Siamo dei pro. Ok. Si sta allargando la inquadratura, quindi deduco che debba lanciarmi di qua e scendere in maniera plastica. Scendiamo? Sì. Posso dondolarmi? No. No, non posso dondolarmi. Dobbiamo semplicemente scendere. Ok. Siamo qui. Penso che dobbiamo andare di qua. Ok. E penso che con un salto doppio o triplo calpiato possiamo arrivare in questo punto. Noi abbiamo i nostri occhi a torcia che illuminano tutto, signori. Una barchetta. Che cosa carina. Che cosa carina. Cioè, abbiamo fatto un salto noi e si è rotta la catena che teneva la barca. Se arrivava una tempesta, praticamente questa barca non la prendevano più. Ci stiamo muovendo senza vento e senza vele. La magia dei gameplay, signori. Ci stiamo muovendo senza vento. Siamo i nuovi Jack Sparrow. Ok. Abbiamo affossato la barchetta, scendiamo e cerchiamo di salire. Ok, come salgo? Zio, come salgo? Come salgo lì sopra? Devo tirare la barca forse, aspettate, forse devo tirare la barca. Tiriamo la barca, sì, la mettiamo in riva la barca. Ok, è carino come gioco, raga, è molto... Bisogna un attimo riflettere sulle cose da fare. Ok, e posso salire grande. Di qua posso salirci. Guardalo, siamo i nuovi Tarzan. I nuovi Tarzan, ok. Ora deduco che io debba fare un salto da quel lato e attaccarmi. Mamma mia.
Mamma mia, non ce n'è per nessuno, raga. Non ce n'è per nessuno. Abbiamo 5 anni e stiamo vivendo in una foresta, sopravvivendo e costruendo cose nuove. No, costruendo no. Però, che bell'albero, un poco sfogato, però è carino. Dove stiamo andando? I nostri occhi a torcia illuminano tutto, ragazzoli. Noi continuiamo a saltellare. Saltella di qua, saltella di là. Madonna mia, che cosa terribile! Ma non mi aspettavo minimamente, sì, pensavo fosse erba, raga, pensavo fosse erba, io stavo saltando bello tranquillo. Ok, come interagiamo con queste cose? Ok, quindi una riesca a saltarla io? Sì, ok, perfetto. Una riesca a saltarla, quindi riesco a saltare anche l'altra. Okay, stiamo attenti quindi a terra, signori, che ci sono delle trappole per orsi che ci tagliano a metà. Lì vedo molte mosche che stanno a mangiare qualcosa. Posso attaccarmi io? No, 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 tento. Mamma mia, c'era una. Posso attaccarmi lì? No, non mi posso attaccare lì. Pigliamo questa qua. Ok. Saltiamo. Ok. Che ci sono venuto a fare io qua? C'è qualcosa che non quadra. Sì, spostiamo questa cosa. Siamo anche diventati. Siamo diventati delle sottilette, ecco cosa siamo diventati, delle sottilette, signori. Delle terribili sottilette. Allora, cerchiamo di capire come fare a passare questo punto. Ok, ora mi è tutto più chiaro, quindi mettiamo questa un po' più qui così. Ok, ritorniamo su. Ok, facciamo un mega salto alla Tarzan. Salta, zio! Ora dovremmo. C'è qualcosa che non mi quadra, attenzione, scusatemi. Se io salto in maniera plastica, tecnico-tattica, non ti devi mollare, perché si molla? Non ti devi mollare, brutto scemo. Dai, 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 forza, 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 forza. Salta! Ok, mamma mia, ok, il trucco è riuscito, la salta, grande. È cambiato un attimo l'illuminazione, la cosa non mi è piaciuta per niente, però stiamo andando avanti, dai, omino con gli occhi a torcia. Mi serve un soprannome per questo omino con gli occhi a torcia, signori. Dai, 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 continua a scendere, continua a scendere. Perché poi c'è le gambette piccoline, ma corre, guardate che gambine piccoline e sottili che c'ha. Però corre, non, è leggermente sformo questo bambino. Però corre che è una bellezza. Perché stanno arrivando delle pietre? Chi è che mi tira le pietre? Non sanno che non si tirano le pietre? Oh, cazzo, questa è grossa, questa è grossa. Mamma mia. Ma stiamo scherzando, raga? Mi è arrivato una pietra enorme. Chi è che tira le pietre? Chi è che tira le pietre? Ho un attimo di paura ad andare avanti, signori. Ho un attimo Signori, allora, io mi fermo qui. Il nostro mini a torcia pensa di essere già arrivato a un buon punto dell'avventura, signori. Io mi fermo qui. Se questa avventura vi piace e vi interessa, fatemelo sapere nei commenti. Eventualmente andremo avanti per scoprire cos'è la storia di questo bimbo con gli occhi a torcia, perché ha delle Duracell al posto degli occhi, praticamente delle torce al posto degli occhi e ha delle gambine così sottili. Detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!